Buongiorno ladies, bentornate su Filomena Amore Miracolo. Oggi entrambi i miei figli stanno dormendo ancora. Credo non sia mai successo che dormissero contemporaneamente, è la prima volta in più di 3 mesi, quindi mi sento grata per ciò. È sempre bello iniziare la giornata o anche finirla con un pensiero di gratitudine verso qualcosa che hai, che sai di avere o è successo durante la giornata, a fine giornata, quindi credo sia importante. Anzi, a tal proposito inizio proprio il video con una riflessione: per che cosa siete grate? Scrivetemelo nei commenti. Detto questo, iniziamo anche però con un altro pensiero pensato apposta per voi, perché oggi, come vi avevo promesso, sono riuscita ad organizzare per voi i saldi su filomenaamore.com. Quindi ragazzi, da questo momento in poi, qui sotto c'è il link, cliccate, andate a scoprire i saldi su praticamente il 90% dei prodotti di filomenaamore.com. Pochissime cose della nuova collezione non sono andate in saldo, come vi avevo anche qui promesso, ma sono riuscita ad accontentarvi su tantissime cose. Quindi troverete tantissimi prodotti a dei prezzi veramente incredibili, tenuto conto dell'altissima qualità Filomena Amore. Io avevo ancora la cuffietta nell'orecchio perché ero di lì, appunto, ne approfittavo per lavorare al computer. Correte veramente sul sito, ragazze, perché ho cercato di dare la possibilità anche a chi ancora magari non ha provato i miei prodotti e poi mi scrive e mi dice: Filo, io sono senza parole, veramente sono contentissima. Una di voi, e se mi sta guardando il video magari confermalo nei commenti, mi ha scritto un'email dicendo: avevo preso questi prodotti per le mie nipoti, alla fine le tengo per me le borse perché sono bellissime. Quindi veramente grazie a tutte voi, ma le sorprese non finiscono qui. Perché fino a domenica, quindi solo fino a domenica, vi dico anche la data, fino a domenica 9 luglio ci saranno anche le spese di spedizione gratuite. Fino ad un minimo di spesa, naturalmente, avrete la spedizione gratuita. I saldi invece dureranno fino al 15 luglio, quindi avete un po' di tempo per approfittare dei saldi e fino a domenica potrete avere anche la spedizione gratuita. Quindi volevo iniziare subito questo video dandovi questa bellissima notizia, perché secondo me è una cosa bella. Io a mia volta sono, oltre che essere un'imprenditrice, una content creator e tutto, sono anche una fruitrice di video, anche io un acquirente, un cliente di tantissimi siti online, tantissimi negozi anche in giro qui per la città, e quindi sono felice anche quando riesco a risparmiare pochino. So che è una cosa comunque piacevole e magari possiamo utilizzare quello che abbiamo risparmiato per fare altro, e quindi ci tenevo a riservare dei saldi anche su Filomena Amore e la spedizione gratuita fino a domenica. Cliccate qua sotto. Detto questo, ci tenevo, vabbè, a parte a farvi vedere due cosine dopo ve le faccio vedere, ma anche ad affrontare un discorso che sempre più spesso mi viene chiesto nei commenti, e quindi voglio rispondere una volta e per tutte. Mi chiedete sempre: quando vedremo Leone? Ci farai aspettare 10 anni anche con Megan? Perché non mostri Leone? Ok, abbiamo visto un pochino di Leone, ma vorremmo vederlo anche tutto. Vorremmo vedere il viso di Leone, eccetera, 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 quando ce lo presenti. Io, come vedete, non rispondo a questi commenti. Non rispondo, a volte sì, a volte rispondo, altre volte no, perché diventa veramente pesante, quindi non rispondo più. Quindi adesso vi rispondo pubblicamente a tutte le persone. Ci sono delle ragazze che probabilmente mi seguono da anni, addirittura io ne ho parlato tantissime volte del discorso bambini, privacy, eccetera, quando ancora questa cosa non era neanche regolamentata. Non lo è ancora attualmente, per esempio in Francia è regolamentata, in alcune altre nazioni lo è, in Italia non c'è ancora una regolamentazione precisa e puntuale in merito. Io che cosa penso, ragazze? Ovviamente parlo sottovoce perché, come vi ho detto, stanno dormendo, se si svegliano non posso più fare il video. Comunque, io credo che, partendo dal presupposto che ogni mamma e ogni papà debbano sentirsi liberi di fare quello che è il meglio per i loro figli, come fanno nella vita normale. I genitori, fare il genitore è difficilissimo, è la cosa più difficile che possiate mai fare nella vostra vita, perché dalle tue scelte dipendono le conseguenze, dipende la vita di altre persone. Quindi veramente è una cosa complicatissima, perché normalmente immaginate di dover prendere delle decisioni per una persona che non sei tu, immaginati poi quando questa persona è tuo figlio e ci tieni particolarmente. Quindi non è semplice. Di conseguenza io rispetto tutte le scelte che ogni genitore decide di prendere nei confronti dei propri figli, perché sicuramente è stata una scelta ponderata. Nessuno farebbe del male gratuitamente ai propri figli. Quindi sicuramente è stata una scelta ponderata, e se un genitore decide di fare una cosa, vuol dire che ci ha pensato non una, ma 1000 volte. Detto questo, la mia scelta è la mia, potete condividerla, non condividerla, a me non me ne fotto proprio. Detto
In poche parole, nel senso che ho fatto ora una premessa, io ho aperto questo canale nel 2012. Ragazzi, quest'anno saranno 11 anni che creo contenuti su YouTube. Conosco un po' il mondo di internet, conosco un po' il mondo di YouTube, poi sono nati tutti gli altri social e vi devo dire che a distanza di 11 anni, per certi versi ho cambiato il mio pensiero per alcune cose, ma per l'80% delle cose no. Internet è un mondo immenso. Un mondo nel quale quando ci entri è difficile uscirci, nel senso che al momento in cui voi postate la vostra immagine in rete rimarrà lì per sempre. Ma non solo sui social, su YouTube o su Facebook, ma anche su WhatsApp, su tutti i mezzi di trasmissione dati. Perché è così, state trasmettendo dei dati. Lasciamo da parte questa parte puramente tecnica. Voi sapete che vi ho presentato Megan quando l'anno scorso, 2 anni fa, forse nel 2021, Megan ormai aveva 10 anni compiuti. E abbiamo deciso insieme, cioè lei me lo stava chiedendo da un po', le faceva piacere mostrarsi, anche perché io faccio vlog quotidianamente anche da casa, e allora ho ascoltato questo suo bisogno, questa sua curiosità, e in maniera, come sapete, sporadica, perché non è parte integrante del mio canale, non è che in ogni video c'è Megan, in ogni copertina c'è Megan, in ogni contenuto c'è Megan, assolutamente no, altrimenti sarebbe il canale di Megan, non mio. Ma facendo parte di questa famiglia, essendo io una content creator anche di vlog familiari, ovviamente ho deciso anche di far partecipare Megan, anche se per 10 anni ho fatto contenuti senza Megan. Ma appunto ho ascoltato questo suo bisogno, ho deciso di farla partecipare. Sono molto felice anche perché se vi ricordate con l'occasione ho creato anche una linea dedicata proprio a lei su filomenamore.com, tra le altre cose. C'è un pezzo ancora, sì, lo zainetto Superstar Girl che è anche in offerta oggi in saldi, quindi lo trovate sul sito. E sono contenta di averlo fatto perché comunque era una cosa che a lei faceva piacere, anche una cosa per la sua autostima, perché magari poi i bambini pensano perché non mi mostra o altro, e invece semplicemente io volevo tutelarla e non nasconderla, ci mancherebbe. Anche perché poi voi non sapete come possono reagire i vostri figli quando diventeranno grandi e magari diranno ma chi te l'ha detto di spiattellare la mia immagine su internet, quindi anche importante che abbiano, non che a 10 anni uno sia in grado di decidere delle cose, attenzione, che però ci sia un minimo di dialogo, un po' di comunicazione e poi appunto farlo a piccole dosi. Andiamo adesso al succo, a quello che volete sapere, quando mostrerò il leone? Vi devo dire la verità, ragazze, non lo so perché ci sta che io da un momento all'altro ve lo presenti, semplicemente perché in questi 10 anni non è che sono cambiate tante cose. Forse sono cambiata anche un po' io, tenuto conto che tutelerò sempre l'immagine dei miei figli, della mia famiglia, perché voi mi vedete qui su internet, magari uno può dire ci fa vedere tante cose, poi quello che voi vedete della mia vita, della mia casa è l'1%, e chi mi segue con affetto da tanti anni lo sa benissimo, perché mi conosce bene, è veramente l'1%, io nella mia vita di tutti i giorni sono una persona estremamente riservata, che tiene tantissimo alla privacy, che ha una cerchia di amici, di conoscenze talmente ristretta, che veramente si conta sulle dita di una mano, e chi è mio amico o mio parente o altro lo sa bene, anche perché mi piace circondarmi di persone che portino serenità nella mia vita, che siano un plus e non un problema, una pesantezza. Di conseguenza, veramente le persone nella mia vita sono poche, le seleziono e quelle che seleziono le tratto veramente come se fossero dei fratelli. Le campane. Perché poi io inizio a parlare e mi perdo in chiacchiere. Detto questo, quando vedrete Leone, ci sto pensando magari di presentarvelo anche qui a piccole dosi, tenuto conto però che dentro di me c'è sempre un conflitto, perché come vi ho appena detto, mi piacerebbe ci fosse un minimo di comunicazione, un minimo di consapevolezza delle immagini, anche se Megan, a differenza di Leone, magari partecipa in maniera attiva più o meno ai video, vedi facciamo un haul insieme, vedi chiacchieriamo, vedi andiamo a fare shopping, Leone è piccolino, di conseguenza più che farvelo vedere per... magari perché avete la curiosità di sapere a chi assomiglia, se è mio, a Gabri, eccetera. Più di quello non è che può fare, oltre al fatto che è un bambino bellissimo. Molti di voi mi scrivono, Filo, per quel poco che si vede, magari si intravede un occhio, addirittura quando l'avete visto di spalle mi avete detto è bellissimo. Confermo, vabbè, non perché sono la mamma, ma veramente confermo. E non oso immaginare da grande, Gabriele mi ha detto sarai una suocera terribile, che io ho già detto, ti sposerai a 40 anni, lascia stare le donne.
Lasciamo stare questo discorso e niente, quindi ragazze, vi dico, è un percorso che sto cercando di intraprendere anche dentro di me, perché non è una cosa semplice, perché io sono una persona estremamente responsabile, lo sono sempre stata da quando avevo 14 anni, sempre. Vi basti capire che se andavamo in gita, le mamme delle mie amiche dicevano: Filo, mi raccomando, stai attenta alle ragazze. Quindi sono una persona talmente responsabile, così rispettosa, che mi sembra sempre di dover fare le cose con attenzione, cioè mi piace sempre fare le cose con attenzione, non andare ad essere appunto irrispettosa nei confronti di un'altra persona, perché i miei figli sono altre persone. E nulla, poi ci sta però che ve lo mostri. Perché comunque alla fine, rispetto anche a 10 anni fa, dicevo, sono cambiate delle cose, nel senso che si è creata una community talmente bella. Ci sono delle persone che mi seguono con affetto da più di 10 anni, che sono qui, ci facciamo gli auguri, ci vediamo tutti gli anni, sento più voi che amiche mie storiche. Di conseguenza so che molti di voi sarebbero genuinamente felici di conoscere i miei figli, la mia famiglia, semplicemente per l'affetto virtuale, che poi tanto virtuale non è, che ci lega. Anche perché se noi ci dovessimo incontrare, magari facciamo un incontro, magari decido di portare anche Megan e Leone, io ve li presento, se ci incontriamo in giro, quante volte ci siamo incontrati in giro e c'era Megan e Megan non l'aveva ancora mostrata e tutte, tu sei Megan, oddio, oddio, sei bellissima, eccetera, che bella, ti seguo sempre, che bello vederti, mica l'ho nascosto, no Megan, nasconditi dietro di me, non guardare, no, assolutamente, semplicemente perché appunto internet, magari voi guardate solo i video, non vi rendete conto di cosa c'è dietro, un mondo immenso, e quindi io per quel poco che posso ancora cerco di lasciare un minimo di privacy, di rispetto e di tutela alle persone alle quali voglio bene, cercando sempre però di rendervi comunque partecipi. Detto questo, ragazzi, ci sta che io riesca insomma a trovare un modo carino anche qui, di come ho fatto con Megan, di farvelo conoscere senza andare ad invadere quella che è la sua privacy e rispetto, e soprattutto per le persone che mi vogliono veramente bene, perché poi il mondo è pieno di pezzi di me, nel senso che ci sono tante persone che guardano i video solo per invidia, per cattiveria, perché sono lì a guardare, non commentano, non lasciano un like, eccetera, eccetera, però non si perdono neanche un video, semplicemente perché non hanno niente di meglio da fare della loro vita, sono infelici della loro vita, perché se tu, parliamoci chiaro, sei felice della tua vita, hai tante cose da fare. Non perdi il tempo a guardare cose che non ti interessano. Questo è un discorso generale che non riguarda solo me, ma tutte le persone che ricevono magari brutti commenti dagli haters, eccetera. Sapete che ne è pieno internet, no? E se uno ha una sua vita, perché dovrebbe perdere tempo a giudicare quella degli altri, in maniera anche negativa? Non ti piace una cosa, passi oltre. Quindi queste persone sono già tristi di loro, non bisogna magari neanche augurargli niente di male, perché stanno già anguaiati. Ok, quindi io alcune soddisfazioni non le do, però a voi che invece mi volete tante, tanto bene, mi seguite con così tanto affetto, io veramente vi ho detto, mi farebbe tanto piacere anche incontrarvi, fare degli incontri, vorrei farne uno al sud, uno al nord, vediamo se ci riusciamo a organizzare, ci vediamo tutte, boss ladies, quanto mi piacerebbe veramente. E niente, detto questo, non riuscirò a farvi vedere le altre cosine perché ormai il video è durato un sacco. Mi auguro di aver risposto un po' alla vostra domanda, cercate di capirmi come mamma e come donna, qual è il mio stato d'animo, perché non è semplice essere mamma, content creator, donna, imprenditrice, tante cose, e bisogna far felice un po' tutti. Sarebbe molto semplice per me piazzare l'immagine dei miei figli su YouTube, sapete quante visualizzazioni farei, sapete quante collaborazioni avrei, sapete quanto sarebbe tutto più semplice, ma uno, i miei figli non sono in vendita, mai. Una cosa è farli vedere sporadicamente, una cosa è piazzarli in tutti i video o in tutte le immagini, però andiamo sempre al discorso iniziale. Ogni genitore prende una certa decisione perché dietro ha fatto le dovute riflessioni. Di conseguenza ognuno è libero di fare quello che vuole, eh? Ok, e che stavo dicendo? Mi sono persa. E niente, invidio anche molto invece le persone che riescono a farlo a cuor leggero, perché anche a me piacerebbe un sacco fare le foto, fare i video con i bambini, mostrarveli su Instagram, fare dei bei contenuti, perché no? Io e Megan abbiamo fatto dei reel mentre ero incinta, ci siamo divertite tantissimo, ragazze, e quei reel hanno fatto quasi 1 milione di views l'uno, 500.000 visualizzazioni a reel, cioè ci rendiamo conto. Figuratevi se io, essendo un content creator che quando crea dei contenuti fa anche piacere che qualcuno li guardi, cioè non mi piacerebbe avere queste visualizzazioni sempre, però io faccio quello che è giusto, sempre. Prima per loro,
e poi per me, perché quando diventi genitore vengono sempre prima i tuoi figli e poi, se avanza tempo, tu. Detto questo, amiche, vi aspetto su filomenaamore.com. Oggi iniziano i saldi, spedizione gratuita fino a domenica. Grazie per aver seguito questo video, ditemi tutto quello che ne pensate sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!